Adesso passiamo dalla parte sopra alla zona sotto, i termosifoni in ghisa, eccoli qua. Quindi due livelli, due piani, casa molto ampia, isolamento zero, e c'era bisogno della biomassa complessa per dare una spinta all'impianto di riscaldamento. Ok, quindi tetto visto, sotto non sono andato del tutto perché ho sentito il bambino che piangeva e quindi non sono andato a disturbare. Va bene ragazzi, allora dai, aspettando Eric, panoramica, canna fumaria, qui si sta facendo anche la canna fumaria e il collegamento tra l'uscita fumi della caldaia, diametro 150, diametro 150, la lunghezza permetteva di rimanere su un 150 isolato, monoparete, altrimenti si doveva andare su un 180. Mi raccomando, dimensionare sempre correttamente la canna fumaria nella biomassa per evitare effetti condensa e poco tiraggio della caldaia. Adesso aspettiamo Eric, comunque qui ci sarà l'ispezione, un'altra ispezione ci sarà qui sulla curva, che adesso non c'è, è invisibile, e un'altra ancora, ah eccola qua, super ispezione, per poi fare le assistenze e le pulizie annuali. Anche queste non devono mai mancare. Allora, aspettando Eric sempre, qui siamo in presenza sempre di caldaie a pellet professionali, ventilatore fumo, valvola 4 vie anticondensa, sempre fondamentale. Questa caldaia monta la sonda lambda, che è qui all'interno, sonda lambda sempre a bordo macchina e non dentro. Questo presuppone che in caso di malaugurata assistenza e dover togliere la sonda lambda non si debba smontare e perdere tempo per smontare tutta la caldaia. Ok, allora, onde evitare di filmare le mutande di Eric, che schifo. Biomassa o non biomassa? Ora, queste qua sono le tipologie varie di abbronzature, no? Vedi, il camionista, il contadino così, il ciclista, l'idraulico così. Due parole sul puffer. Puffer ci vuole sempre quando si installa una caldaia a biomassa, soprattutto caldaia a pellet autopulenti di questo tipo, per modulare poi le mandate e i ritorni. Perché lo sai, prima caldaie di questo tipo hanno circa 100-120 litri all'interno d'esse, quindi la caldaia scalda prima i litri all'interno di se stessa, poi manda l'acqua calda all'interno del puffer e va a riscaldare l'acqua del puffer. Quando il puffer è caldo e la pompa del riscaldamento richiama grazie al termostato, parte l'acqua calda tecnica dal puffer e va a bilanciare in tutto il riscaldamento. Quindi questo è un po' il segreto per far funzionare correttamente le caldaie a biomassa. Ok Eric, dai due parole, due di numero. Come sta andando? Bene bene. Impianto veramente complesso, eh? Sì, sì, per fortuna ieri me la sono defilata e quindi non c'ero. Il grosso è stato fatto ieri. Bravo. Sì, vedi? Sì, sì. Il vero capo sa quando decidere. Ecco, sì, 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 mi sono defilato anche stamattina, ma dopo ho dovuto arrivare. E quindi niente. Sì. Allora, qui con che tubazioni hai lavorato? Allora, tra la caldaia e questo, fammi, col 28. Fatto 28? Che roba che ho fatto. Acciaio carbonio, rame? Sì, sì, sì. Sì, cosa? Sì. Invece quelli che vanno poi al collettore, portami il collettore, okay, da mettere sotto, e lì invece andiamo giù col 22 e i circolatori da sotto aspireranno l'acqua calda e quindi andrà direttamente sulle due zone, sui due appartamenti. Abbiamo fatto il collettore perché se domani vogliono dividere anche le calorie eccetera, si può fare, vabbè, questo lo decideranno in un secondo momento. Lì c'è la centralina del solare già collegata all'interno, i tubi del solare sono già scesi, non da soli logicamente, e è stato sempre lì, già portarli giù, ribaltando super giù la mia roba, facendomi un po' arrabbiare, cavo sono pronto, ecco. E la canna fumaria è stata improntata dentro, ci stiamo lavorando, e che dire, basta, lì c'è il defangatore. Beh, defangatore non manca mai, sì, su impianti di questo tipo, come anche non manca mai il carico automatico. Sì, dice il carico automatico. Sono piccole opere d'arte anche tutte le raccorderie. E sì, non avete dimenticato di mettere sulla 7 bar però. Adesso con Eric andiamo a vedere quanto è importante il collegamento tra la caldaia pellet e il puffer, e soprattutto quanto è importante dimensionare anche il diametro delle tubazioni. Allora, quanto è importante? Allora, più no, grosso, come si può dire, potente è la macchina. Sì. Più il diametro deve aumentare. Ma perché questo? Perché logicamente abbiamo bisogno di portata e quindi di riuscire a scambiare in maniera molto veloce la produzione di calore che ha questa macchina. Quindi questa qui è abbastanza potente e quindi abbiamo usato un diametro 28. Faccio un esempio: se andiamo a usare le Biotech,
caldaia a legna. A legna, e lì il diametro deve essere ancora più grosso, perché abbiamo bisogno di una portata maggiore. Se andiamo su caldaie più piccole, quindi con potenza minore, possiamo usare tranquillamente un diametro minore delle tubazioni. Ok, perfetto. Quindi mi raccomando, non farti fare di ogni erba un fascio. Ogni abitazione ha bisogno della potenza corretta della caldaia, del litraggio corretto del puffer e anche del diametro del tubo. A volte i miei partner vanno a fare degli interventi, tra un po' te ne farò vedere uno alla Spezia, in Liguria, dove la caldaia è buona, il puffer è anche correttamente dimensionato, ma i collegamenti sono sbagliati, e questo poi presuppone un non corretto funzionamento della macchina. Quindi ogni particolare deve essere veramente calibrato su misura. Bene, la pancia è piena e ci siamo rimpinzati per bene. Siamo andati a mangiare qua, Ristoro Dolomiti, qui a San Lorenzo d'Orsino, nel Trentino. Questa è la visuale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se ti capita di venire in queste parti, abbiamo mangiato veramente bene, posto fantastico, dallo scenario veramente mozzafiato. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi tu lasciami i tuoi commenti, clicca nella campanella per vedere i prossimi video e fammi sapere se questo tipo di lavorazione ti è piaciuta oppure meno, e soprattutto se sei della zona qui del Trentino parte alta, chiederò a Thomas se puoi andare a visionare il suo impianto e a vedere direttamente da lui se la cosa è andata bene oppure fa schifo, come qualcuno osa dire nel campo della biomassa complessa. Noi ci vediamo, anche qui cessione dei contributi fatta, tutto andato bene, tanta roba. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!